Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di cibo e in particolare di cibo che ha origine nella mia regione, che è la Liguria. Prima di mostrarvi però tutti i prodotti, faccio una piccola premessa. Avevo pensato di fare questo video già un po' di tempo fa, però come succede sempre, perché a me succede sempre, penso di fare i video, poi me ne vengono in mente altri 2000 e quindi mi ritrovo sempre un po' indietro con i tempi, quindi ho un sacco di video da fare o comunque già fatti che ancora non ho caricato, quindi insomma sono piena di video da tutte le parti. E nell'attesa di fare questo video sono stata preceduta da Fiore del canale Fiore Corso, che ha fatto un video sui prodotti della sua terra, che in questo caso è invece la Sicilia. Quindi mi sembra giusto citarla, mi sembra giusto mettere in info box il link al suo canale, perché in un certo senso abbiamo avuto la stessa idea, quindi mi sembra giusto metterla giù in info box e invitarvi ad andare a vedere anche il suo video, perché i prodotti della Sicilia sono una cosa veramente spettacolare. Tuttavia, anche la Liguria si difende abbastanza bene. Quindi io oggi vi faccio vedere alcuni dei prodotti liguri, perché mostrarveli proprio tutti non era possibile, però alcuni di quelli che io ritengo più particolari ce li ho qui fisicamente, quindi ve li mostrerò e poi ce ne sono altri che non ho fisicamente qui con me, ma di cui vi voglio parlare lo stesso e quindi in quel caso vi farò vedere un'immagine. Direi però di partire subito, andrei prima col salato e poi passiamo al dolce. La prima cosa che vi voglio mostrare, che è un prodotto particolare, veramente una cosa particolare che io devo dire ho visto solo nella mia città, poi non so se è stata esportata, si tratta della cima alla genovese. Eccola qua. Questa è carne ripiena, quindi praticamente voi vedete a crudo, diciamo così, un pezzo di carne che viene cucita come se fosse una sacca e poi viene riempita di un ripieno a base di uova, piselli, prosciutto, parmigiano, poi ci saranno sicuramente tante versioni diverse perché poi a Genova si fa anche un po' così, si parte dalla ricetta base, poi ognuno se la va un po' a personalizzare. Però comunque questa è, diciamo, la cima più o meno originale e tutta questa carne ripiena viene poi cotta in acqua bollente, quindi viene fatta cuocere, viene fatta bollire e poi si taglia a fette e quindi il risultato finale è questa carne ripiena, voi vedete questo ripieno a base di uova, piselli e prosciutto e poi c'è la carne intorno perché viene proprio tagliata a fette. È una cosa che si mangia praticamente sempre a Natale, almeno nella mia famiglia io l'ho sempre vista a Natale sulla tavola, ma si trova anche in altri periodi dell'anno. Infatti io adesso sto girando il video e siamo a ottobre, non so quando lo vedrete sul canale, però lo sto girando ad ottobre e l'ho trovata facilmente al supermercato, quindi comunque non è difficile da reperire. E questo è il primo prodotto che volevo farvi vedere. Poi un'altra cosa che ha origine nella città di Genova, in particolare nella regione Liguria, ma che sono sicura si trova anche da altre parti, è la torta pasqualina. Io ce l'ho qua, l'ho messa in questo piatto, è così, e ve la faccio vedere. È praticamente una torta salata, diciamo così, che ha però la sfoglia anche sopra, anche nella parte superiore. Vedete che comunque ha la sfoglia nella parte superiore. Il ripieno è a base di bietole oppure di carciofi, dicono che quella vera, originale sia di carciofi, però in realtà mia nonna materna la faceva con le bietole, mia nonna paterna la faceva con i carciofi, quindi insomma poi ognuno aveva le sue varianti, però il ripieno si presenta in questo modo. Ci sono in questo caso bietole, uova, parmigiano e l'uovo viene messo intero. Quindi vi faccio vedere perché avevo visto un pezzo con l'uovo. Ecco l'uovo, non so se riuscite a vederlo, è qua da questa parte, si vede che comunque viene lasciato intero e poi in cottura ovviamente rimane l'uovo intero. Io quando ero piccola volevo sempre il pezzo con l'uovo perché mi piaceva tantissimo. Comunque questa è la torta pasqualina. Poi un'altra cosa assolutamente genovese che hanno provato ad imitare, ma secondo me rimane comunque ottima e deliziosa solo quella presa nella città di Genova, è la focaccia. Questa è veramente ottima.
ottima, veramente buonissima. Noi genovesi la mangiamo in tutti i modi, c'è chi la mangia a colazione, c'è chi la mangia a merenda, c'è chi la mangia come sostituzione del pane, c'è chi la mangia in tutti i modi possibili e immaginabili, la mettiamo nel cappuccino, la mettiamo nel latte, insomma è immancabile sulle nostre tavole. C'è da dire che chi è nato a Genova, di solito distingue abbastanza le varie tipologie di focaccia fatte nelle varie, panetterie. Questo perché? Perché non è uguale da tutte le parti. Chi viene da fuori forse se ne accorge meno, ma per noi che siamo nati qui e che abbiamo sempre vissuto qui, se c'è qualche genovese, non so se può confermare o smentire, però io ho sempre sentito dire un po' da tutti i miei concittadini la stessa cosa, chi è nato qui, fa un po' di selezione. Diciamo che la focaccia a me piace, ma non mi piace in tutti i panifici della città. Ci sono dei panifici dove mi piace molto e altri dove invece non è che mi piaccia più di tanto, quindi abbiamo le nostre selezioni e siamo abbastanza severi nel selezionarla. Comunque la focaccia genovese è una cosa sicuramente tipica della mia città e buonissima. Un altro prodotto tipico della mia regione, che non ho fisicamente qui con me, ma comunque vi mostrerò una foto, è la focaccia al formaggio di Recco. Recco è una località del Levante Ligure, è un piccolo paesino in cui ha appunto origine questa focaccia al formaggio che è fatta con stracchino e poi con una sottilissima sfoglia a base di acqua e olio extravergine di oliva. La sfoglia deve essere sottilissima, ce n'è uno strato sotto, poi viene messo lo stracchino sopra e poi viene coperta, quindi è una specie di focaccia ripiena in un certo senso, però è molto molto sottile ed è buonissima, è una cosa che a me piace tantissimo. Anche questa è proprio tipica della mia regione. Un'altra cosa tipica di Genova è la farinata di ceci, anche se ho saputo, ho scoperto che anche in altre parti d'Italia viene fatta, però io sapevo che comunque ha origine qui a Genova, correggetemi se sbaglio, però comunque anche questa è buonissima, è a base di farina di ceci e di olio. Vi mostro la foto così capite di cosa sto parlando e ha un'origine molto antica. Sembra che dei marinai durante un loro lungo viaggio avessero a disposizione soltanto della farina di ceci che hanno lasciato seccare al sole e poi quando l'hanno assaggiata si sono accorti che era veramente buonissima. E da lì è nata l'idea di cuocere in forno la farina di ceci. Ed è veramente una cosa particolare, se non l'avete mai provata, vi assicuro che non resterete delusi. Inoltre, mi stavo dimenticando di dirvi che ho realizzato di alcune di queste cose la ricetta sul mio canale, quindi vi lascerò nelle schede oppure giù in info box il link per andare direttamente a vedere la ricetta qualora vi interessasse. Un altro prodotto al quale sono legatissima proprio a livello affettivo è la farinata di zucca, che è diversa dalla farinata di ceci che vi ho mostrato prima, perché questa assomiglia di più a una torta salata di zucca. Però in realtà è leggermente diversa perché alcuni ingredienti non vengono inseriti nella farinata di zucca. Ed è un piatto, diciamo, che ha origine nel Ponente genovese, quindi nei quartieri di Ponente, poi si è diffusa in tutta la città, però soprattutto chi è del Ponente e chi magari ha delle nonne che cucinavano, saprà che cos'è la farinata di zucca. È una specie di torta salata, come vi ho detto prima, con una base di pasta sfoglia e poi un ripieno di zucca, parmigiano, polenta, olio, latte e una spolverata di origano e viene poi cotta in forno. È veramente, veramente buonissima, soprattutto se vi piace la zucca, la apprezzerete. Trovate la ricetta sul mio canale. Io l'avevo voluta tramandare perché è una ricetta di mia nonna, è una cosa che faceva comunque mia nonna e soprattutto adesso che non c'è più, mi faceva veramente piacere che diciamo venisse utilizzata questa ricetta anche da chi non abita Genova e da chi magari non conosceva questo piatto. Ho visto che tra l'altro è un video che ha abbastanza visualizzazioni per lo standard che è quello del mio canale, quindi mi ha fatto veramente piacere.
Un altro prodotto che è tipico della mia regione è il pane di Triora. Triora è un paesino che si trova nella provincia di Imperia ed è conosciuto come il paese delle streghe. E anche il suo pane viene chiamato il pane delle streghe perché la ricetta originale prevedeva l'utilizzo di un'erba particolare, una sostanza, un'erba aromatica, che aveva degli effetti allucinogeni e quindi si pensava che questi effetti fossero dovuti alle streghe e quindi ha preso insomma nome di pane delle streghe. Oggi non ha nessun effetto allucinogeno perché non si utilizza più questo tipo di sostanza, ma rimane comunque un pane molto particolare. Io ho fatto il video con la ricetta, ve la lascio nelle schede oppure giù in info box. Non so se vi lascerò giù tutti i link in lista oppure se li metterò piano piano nelle schede, così quando parlo di quel determinato prodotto avete direttamente la ricetta corrispondente. Adesso vi mostro un condimento tipico di Genova che è il pesto alla genovese. Ve lo faccio vedere in questo barattolo perché l'ho fatto io, non l'ho comprato già fatto, me lo sono realizzato in casa, quindi l'ho messo in questo barattolino di vetro. Questo è il pesto alla genovese. Ed è veramente buonissimo, ma quello che lo rende veramente unico è il basilico, perché il basilico di Genova non è lo stesso basilico che voi potete trovare fuori dalla città di Genova. Sicuramente potete provare a farlo, potete realizzarlo e magari vi viene anche abbastanza buono, ma vi assicuro che il basilico di Genova è qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, perché l'aria di Genova fa in modo che il basilico abbia questo sapore particolare, questo profumo particolare. Se volete acquistare un basilico che sia proprio top, andate nel quartiere di Pra e acquistate il basilico di Pra, perché è quello più buono di tutti, è quello che veramente farà venire fuori un pesto eccezionale. Questo in particolare è stato realizzato proprio con il basilico di Pra ed è veramente profumatissimo e gustosissimo. Adesso passiamo ai dolci. La prima che voglio farvi vedere sono i canestrelli. Li ho qui in questo sacchettino qua, ma ve li faccio vedere così. Questi biscotti a forma di fiore sono i canestrelli. Sono veramente buonissimi, quindi se non li avete mai assaggiati, assaggiateli, anche se ormai li hanno esportati ovunque, quindi li trovate confezionati in qualsiasi città. Però quelli di Genova sono sempre quelli di Genova, quindi hanno quel sapore in più perché è il sapore locale. E quindi questi sono veramente buonissimi. Poi un'altra cosa che io non ho mai visto fuori dalla mia città, ma può darsi anche che ormai si trovi da altre parti, magari fatemi sapere nei commenti, sono i biscotti del Lagaccio. Questi li ho presi confezionati, tra l'altro ho scelto questa confezione che ha il disegno della città di Genova. Vedete, qua c'è la lanterna e qui c'è un tipico paesaggio genovese, diciamo così. Questi biscotti, che ora vi faccio vedere meglio, sono originari di un quartiere che si chiama Lagaccio e per questo si chiamano biscotti del Lagaccio. Sono fatti così. Nascono nel 1593, quindi pensate quanto sono antichi, in questo quartiere, appunto, che si chiama Lagaccio, prende questo nome perché una volta, secoli fa, c'era un lago, adesso il lago non c'è più, però è rimasto il nome. E sono dei biscotti che sono un misto tra un biscotto salato e un biscotto dolce, quindi hanno un gusto un po' particolare e in antichità venivano utilizzati dai marinai un po' in sostituzione delle fette biscottate, perché hanno comunque una lunga durata, si conservano a lungo e quindi andavano benissimo per i marinai che dovevano fare questi lunghi viaggi per mare. Sono dei biscotti particolari, sono molto leggeri, molto friabili, vanno bene a colazione, vanno bene anche se volete stenderci sopra la marmellata, perché appunto possono anche sostituire un pochino le fette biscottate e hanno un profumo veramente particolare. Quindi, insomma, i biscotti del Lagaccio sono un biscotto tipico della mia città e che mi ricorda tantissimo la mia infanzia, perché quando ero piccola li mangiavo molto spesso. Poi l'ultimo prodotto di cui vi parlo è quello a cui sono in assoluto più legata dal punto di vista affettivo, che è il pan dolce genovese. Esiste la versione alta ed esiste la versione bassa.
La versione alta prevede una lunga lievitazione, quindi è molto lungo da preparare, ci vogliono quasi 3 giorni, però è anche quello che in casa mia va per la maggiore, diciamo così, perché è legata alla preparazione del pan dolce alto, che noi in casa chiamiamo panettone genovese, anche se non ha nulla a che vedere col panettone di Milano, però comunque lo chiamiamo così. E quindi il panettone genovese per noi è proprio una cosa particolare, c'è proprio una tradizione nella mia famiglia. Adesso si è un po' persa, devo dire la verità, però fino a qualche anno fa veniva comunque mantenuta, facevamo il panettone tutti quanti, poi lo confrontavamo sulla tavola Natale, a chi era venuto meglio, chi era venuto un po' più cotto, un po' meno cotto, insomma. C'erano proprio tutte queste cose e la preparazione del panettone genovese era quasi una festa, perché c'era proprio tutta una tradizione. E io ve l'ho raccontata sul mio canale, quindi se siete curiosi ve la lascio nelle schede. Poi c'è il pan dolce basso, che è un pochino più veloce da fare, che non richiede lunghissime lievitazioni ed è comunque molto molto buono. Io l'ho realizzato l'anno scorso per voi, quindi lo trovate sul canale. E anche quello ha un sapore comunque molto particolare che a me piace tantissimo. Però devo dire che il pan dolce genovese, che si fa soprattutto a Natale, non piace a tutti i genovesi. Io ne conosco parecchi ai quali non piace, però a me piace tantissimo. Nella mia famiglia comunque lo mangiamo da sempre. Ed è una cosa al quale sono molto legata, soprattutto mi ricorda mia nonna, perché mia nonna lo preparava in grandi quantità, ne faceva tanti, faceva a volte anche 10, 12 panettoni perché poi li regalava, quindi era una cosa proprio molto viva in casa di mia nonna, la preparazione del panettone. E quindi mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda la mia adolescenza, mi ricorda la mia prima età adulta, mi ricorda mia nonna, mi ricorda il Natale e soprattutto c'è una cosa particolare di questo dolce. Quando noi lo mettiamo in forno, una volta cotto e tirato fuori dal forno, ha un profumo che noi abbiamo sempre chiamato il profumo di Natale, perché quello non è il profumo del panettone, è il profumo di Natale. Ed è una cosa veramente particolare che riempie proprio il cuore e che fa famiglia, secondo me fa famiglia. E quindi insomma, avete capito, penso di avervelo trasmesso, che sono legata a questo tipo di dolce. Questi sono alcuni dei prodotti tipici della mia città e della mia regione. Fatemi sapere nei commenti se li conoscevate, se ne avete assaggiato qualcuno. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.